noi abbiamo diciamo, un bel legame con il calcio. Abbiamo avuto una squadra del nostro centro che in passato ha fatto dei tornei con squadre di altri centri di ricerca, col CNR, con l'Istituto Zooprofilattico. Ci siamo divertiti, poi siamo diventati, parlo per me ovviamente, un po' più anzianotti, quindi diciamo, abbiamo da qualche parte qualche trofeo vecchio. Abbiamo usato il Cocuzza per questi tornei e diciamo per la gioia anche di altri cittadini di Portici che stanno lavorando, hanno lavorato e stanno lavorando in questo centro. Identificarsi con la squadra di calcio è importante perché è l'espressione più bella, perché sono i giovani della nostra città che esprimono attraverso il gioco, anche se in questo caso un gioco che vuole sempre la vittoria, è fondamentale il rapporto con la città. Un gruppo di giovani porticesi che porta la bandiera della città deve vincere e vincendo vince la squadra, ma vince anche la città di Portici. Con Stefano Renna, fotografo che ha immortalato i giocatori del Portici nei punti più belli della città, c'è stato un momento che si è fatto preferire agli altri? È il momento della partecipazione dei ragazzi alla conoscenza del territorio e alla promozione del territorio stesso attraverso un semplice calendario, ma che però può diventare una testimonianza di cultura e di valorizzazione dei luoghi stessi. Grazie. Guarda, se posso fare un paragone, cioè, tenga conto che nel mondo noi copiamo sempre molte cose da altri e generalmente le copiamo male, ma nel mondo anglosassone proprio il concetto di campus universitario, che è poi quello diciamo, su cui si riconosce una collettività, immaginate Cambridge, Oxford, che praticamente sono cittadelle note essenzialmente per l'università, ma anche l'MIT, a Boston o altre cose di questo genere, uno degli aspetti fondamentali dei campus americani sono le attività sportive, cioè vengono diciamo, riconosciute intorno alla squadra di football, intorno alla squadra di basket, che rappresentano diciamo, il fiore all'occhiello dell'università e aiutano ad attirare dei giovani.